Conferente Giuseppe, nato 30 luglio 1933, Belpasso, provincia di Catania. 33. Benissimo, il PM ci vuol dire qualcosa? Allora, come risulta dagli atti che sono depositati ai difensori, il signor Pulvirenti risulta persona nei confronti del quale si è proceduto, nel senso che è stato sottoposto alle indagini in relazione all'attentato di Via Fauro del 14 maggio e ai fatti successivi. Vi è un'informazione di garanzia che risulta da uno dei verbali che sono in deposito. Quindi mi pare che si tratti della massima delle ipotesi di connessione, quindi chiedo che venga esaminato nella forma prevista dall'articolo 210 del codice. Allora devo avvertirla, viene sentito come imputato per reato connesso. Sì, signore. O veramente sarebbe più esatto procedimento connesso. Lei ha la facoltà di dichiarare che non vuole rispondere, ma se vuole può rispondere. No, rispondo. Vuole rispondere? Rispondo. È presente il difensore? Sì, Enzo Guarnera. No, no, me lo dice lei per favore, vuol fare il suo nome? Avvocato Enzo Guarnera del Foro di Catania. Benissimo, grazie. Allora, può iniziare. Signor Pulvirenti, buonasera. Buonasera. Sono il dottor Nicolosi. Senta Pulvirenti, innanzitutto vuol dire alla Corte se lei ha un soprannome, se viene chiamato in qualche maniera? Sì, soprannome ma passato. Senta, ci vuol dire quando è che è stato arrestato e per quale motivo? E fu arrestato per tantissime riate, giusto? Io ne avevo un solo. Fu arrestato il 2 giugno 93. Dove venne arrestato Pulvirenti? Dopo una campagna. Campagna che era mia, però. Prego? Una campagna che era mia. Di sì, mia. Sì, ma dove? Dove? La località. Belpasso. Belpasso. Ah, sì, sempre. Senta, campagna Pulvirenti. Sono di Belpasso. 2 giugno 1993. Sì. Da quanto tempo lei era latitante? Circa 10 anni. Circa 10 anni. Sì. Senta, lei ha detto ero accusato di tantissimi reati. Sì. Era accusato anche di del reato di associazione mafiosa? Certo. Vuol io dire avevo 41 bis. Il 41 bis poi gliel'avranno sì. applicato dopo. Sì. Dopo il suo arresto, ovviamente. Sì, dico pochi giorni. Di quale organizzazione mafiosa lei ha fatto parte? Io ho fatto parte, giustamente, alla famiglia proprio di Santa Paola. Santa Paola? Sì. Quindi stiamo parlando, mi scusi Pulvirenti, stiamo parlando di Cosa Nostra? Di Cosa Nostra, certo. Senta, che ruolo aveva lei nella famiglia di Santa Paola, nella famiglia di Catania? Io ero composto che nell'85, l'86, quasi da questo anno, fu nei primi dell'86, fu uomo d'onore. Poi nel 91 passai consigliere della provincia. Consigliere della provincia, sempre, sì. Di quale provincia stiamo parlando? Di Catania. Di Catania. Senta, vuole spiegare alla Corte che cosa significa essere consigliere? Consigliere significa quando succede per dire una cosa che insomma tutti i consiglieri devono essere presenti, sia una cosa eccellente, una cosa importante che si deve fare. Quanti eravate i consiglieri della famiglia di Catania? Eravamo quattro. Ci può dire chi sono gli altri? Eravamo io, Marcello D'Aghita, Turi Santa Paola e Mangioni. Quindi Turi Santa Paola significa Salvatore Santa Paola? Sì, Salvatore Santa Paola, quello grande. Che è parente del Santa Paola, capofamiglia? No, è il fratello. È il fratello. Poi ha fatto un altro nome, Mangione. Mangione, sì. Che sarebbe mio patrino secondo il rito insomma di Cosa Nostra. Quindi Mangione, di nome come si chiama? Francesco. Francesco. Era stato il padrino della sua affiliazione, ho capito sì, bene? Sì.
Senta, questa famiglia di Cosa Nostra, questa di Catania, dove operava prevalentemente, cioè dove commetteva i suoi reati, se ne commetteva? I reati non interessavano a noi altri nella parte nostra, più, perché c'erano guerre, c'erano insomma estorsioni, tutto quello che si faceva nella parte nostra. Quale però sarebbe... eravamo alleati pure con i leonesi, perché eravamo tutti una cosa. Ecco, eravate alleati con i corleonesi. E eravamo alleati perché era la stessa famiglia, va, questa nostra è la stessa famiglia. Non è che cambia qualche cosa. Quindi stessa famiglia vuol dire che facevate riferimento ai corleonesi? Certo. Senta, ecco, ora ci arriviamo un attimino a questi rapporti. Siccome le dice eravamo un pochino la stessa cosa, sì. Le chiederò ora più avanti quale rapporto aveva avuto lei con la famiglia di Catania. A me interessa che lei spieghi un attimino alla Corte sì. se e come era diciamo organizzata la famiglia di Catania, in particolare per quanto riguarda le persone che erano a sua disposizione. Sì, la famiglia di Catania, l'ho detto come era composta, il quattro consigliere l'ho detto, poi c'era il capo di Cina, che sarebbe Galletto Campanella. Poi ecco. C'era il rappresentante che sarebbe Santa Paola e poi c'era il vice rappresentante che sarebbe Aldo Ercolano. Aldo Ercolano. Oh. E allora era composta così, che tutto quello che per dire si discuteva, o ostruzioni, o omicidi, o cose che si dovevano fare, tutte queste cose dovevano andare prima nel capo di Cina. E poi era il capo di Cina che dava una risposta, non a me, un uomo d'onore, perché il capo di Cina può avere 10 uomini d'onore che ci rapportano tutti i discorsi della famiglia. E così insomma gli era composta la famiglia. Però io dico pure io che avevo un gruppo, anche che io, perché io facevo parte proprio a Cosa Nostra, giusto? Però io avevo un gruppo da 100, da 80, questi uomini che facevano parte, proprio facevamo le cose anche noi altri. Però sempre la preferenza, se c'era qualche o anche un omicidio, una cosa, anche che era l'ultimo, che non sapeva prima, perché se era un omicidio importante lo sapeva prima, se era un omicidio di cose di guerra lo sapeva magari dopo Santa Paola. Però facciamo a dire, siamo noi altri, siamo stati noi altri, perché si componono queste cose. Quindi ho capito bene, lei personalmente diciamo aveva a disposizione un gruppo, ho capito che era un centinaio di uomini. Sì, io a disposizione avevo un gruppo, sì, però io di questo gruppo per dire, conoscevo pochissimo, dice perché io conoscevo tutti vari quelli che erano i capi gruppi, che poi mi presentavano a qualcuno perché c'erano cristiani non mi potevano portare. Però questi capi gruppo poi erano composti che ogni paese, ogni quartiere, ogni zona c'era un capogruppo e ecco. Questi sono tutti in galera. E aspetti, Pulvirenti, aspetta un attimo, la fermo a questo punto. Vuol dire alla Corte il nome di qualcuno di questi capigruppo? Sì, i capigruppi era uno Schillaggi che era Piano Tavola, Affio Licciardello che era Belpasso, e Turi Grazioso che era a Lettanagelli. A Lettana Barri, che era Lettana Barri, Pino Orazio che era a Mister Bianco, che poi ci fu, Pino Orazio l'hanno arrestato e poi ci fu Filippo Malvagna, Nino Cosentino che era alle Neri, e questi sono i capogruppi. Benissimo, a me di tutti. E poi c'era Giovanni Romeo pure, che non era un capogruppo, era uno che si interessava a Gravina, o a Castruzione, di qualche cosa così, però non era un capogruppo, perché a Gravina. Come capogruppo poi c'erano Fra Gravina, Nicolosi, in questo paese di dopo c'era Grazioso e c'era Piero Puglisi pure. Piero Puglisi sarebbe il suo genero? Sì, mio genero. Senta, a me di tutti questi capogruppo interessano in particolare due persone che lei ha menzionato. Sì. Malvagna e Cosentino. Malvagna e Cosentino, sì. Senta. E mio nipote. Tutte e due sono suoi nipoti? Sì, tutte e due. Vuol spiegare alla Corte in che cosa è consistito questo rapporto, diciamo, di parentela? Come mai questo rapporto di parentela è che, per dire, lui aveva una figlia di mio fratello, Malvagna, e pure Cosentino è una figlia di mio fratello. Quindi hanno sposato due suoi nipoti? Due mie nipoti. Due sorelle. Sono due sorelle? Sì, due sorelle.
Bene. Però una è figlia di una mamma e una di un'altra madre. Vabbè. Senta, quindi lei ha detto di tutto questo gruppo di persone che facevano riferimento alla sua persona, lei magari non le conosceva tutti, ma ovviamente conosceva bene i capigruppo. Certo, uomo. Ecco. Senta, certo. Una persona che si chiama Maugeri Vittorio, lei la conosce? Sì, che può dire non la conosce, certo. Chi è questo Maugeri Vittorio? Questo è Maugeri Vittorio, è cognato di Leonardi. Non viene il figlioccio sparte sto ragazzo. Le viene figlioccio? No, mi doveva venire figlioccio. Però no, diritto di cosa nostra, però un figlioccio così va di chiesa, lo conosco. Ho capito. Senta, nella composizione della famiglia di Catania, lei ci ha fatto alcuni nomi, a me possono anche bastare quelli che lei ha fatto. Vabbè. Lei stava incominciando a parlare dei rapporti che c'erano con i personaggi di cosa nostra, diciamo, lei l'ha chiamati corleonesi. Sì. C'era qualche persona della famiglia di Catania che era incaricata in maniera particolare di tenere i rapporti con questi? Particolari era, perché ho dimenticato poco fu a dire l'interprovinciale, perché c'è pure l'interprovinciale. E l'interprovinciale sarebbe che era Eugenio Galea. Quindi Eugenio sì. Galea era uomo d'onore? Sì, no, interprovinciale sparte, no? Quindi uomo d'onore interprovinciale, vuol spiegare sì. Che cosa significa? Interprovinciale questa? Significa che può parlare lui fuori la provincia, per dire io ero consigliere provinciale, lui è interprovinciale, che può andare fuori la provincia a parlare. Ecco, quindi... O per lavori, o per omicidi, o per... secondo quello che insomma va, perché queste sono i discorsi. Ho capito, quindi se c'era da discutere degli affari con... uomini d'onore delle famiglie di fuori provincia, ho capito bene? Sì. Senta, ci vuol dire alla Corte che rapporti ha avuto lei personalmente con appartenenti a Cosa Nostra delle famiglie, diciamo così, del Palermitano? Del Palermitano io come conoscenza ho avuto un rapporto con Nino Gioie. Con Nino Gioie? Due volte, con Nino Gioie. L'ha avuto lei personalmente questi rapporti? Personalmente io, però c'erano anche delle persone presenti, perché Malfagna era presente quando fu questo, che io ebbe questo rapporto, solo che lui era andato da una clinica che era da vicino, che si chiama Palazzolo. Aspetta, e poi... aspetta Pulvirenti, ora al fatto specifico ci arriviamo. Sì. Voglio che lei spieghi alla Corte, se lo sa, chi era questo Nino Gioie? Nino Gioie era un capomandamento, era un fedelissimo di Totò Riina. Sa di quale famiglia era? La famiglia di Corleone, di Corleonese. Ecco, senta, quando lei parla di famiglia di Corleone, a che cosa si riferisce? Io mi riferisco a Totò Riina, che era lui il capo. Ecco, ma lei non sa esattamente a quale famiglia mafiosa apparteneva Gioie? La famiglia è tutta una, dottore, è tutta una, perché ci sono i capomandamenti di Alto Fonte, forse era di Alto Fonte lui. Forse era di? Di Alto Fonte. Di Alto Fonte. Ecco. Ma però non è che è una famiglia a parte, era, per dire, Catania non ci sono questi capomandamenti, ci sono consiglieri, invece a Palermo ci sono questi mandamenti, capomandamenti, che vogliono dispondere per dire di 20 uomini, 100 uomini, questo. Ecco. Però il capofamiglia è quello, Totò Riina. Questo è il livello della sua conoscenza, a me mi basta anche così. Ho bisogno che lei spieghi dove e quando ha conosciuto Nino Gioie. Dunque, io Nino Gioie l'ho conosciuto a Palazzolo, ma forse che non mi ricordo bene prima se l'avevo visto, prima se l'avevo conosciuto una volta che non mi era stato presentato, perché non ci sono la terza persona, non si può presentare un uomo d'onore, è proibito, quindi non si può capire. Però a questa volta che dico io mi fu presentato a Palazzolo. Palazzolo vuol spiegare dov'è questo luogo, questa località? Questo Palazzolo sarebbe sempre nella provincia di Belpasso.
nella parte di Belpasso, zona di Belpasso. Belpasso non fa provincia, è un paese. Dico, nella zona di Belpasso. Nella zona? Sì, come zona. Prego. Ho sbagliato io. Se lo ricorda l'epoca di questo fatto? Ma ricordo benissimo che mia mi è venuto a pigliare, mi trovavo io andavo in una casetta a Lettanagere, che avevo una casetta io a Lettanagere, e mi è venuto a prendere posto Rapisarda Giovanni, insieme a Iaffio, come si chiama ora questo? Era un guardiano. Cioè cos'era, un guardiano? Sì, era un guardiano, che era insomma con noi. Non mi ricordo il cognome di questo, Affio. Beh, può darsi che magari le venga in mente più avanti. Sì. Prego, continui nel suo racconto. E allora mi hanno venuto a chiamare, mi hanno detto, vedi che c'è Nino G e c'è Eugenio puro, che ti devono parlare. Però Nino, cosa Nino G aveva l'autista, ma l'autista però non era uomo d'onore, era Angelo Romano si chiama, però non era uomo d'onore. E allora siamo andati da questa casa a Palazzolo, c'era una casetta, mi misimo un divano, facciamo la conoscenza, giustamente, quella volta c'era di fare la conoscenza, facciamo la conoscenza e si parlava che in quei giorni sia Santoro, Michele Santoro, che sia con Maurizio Costanzo avevano parlato male di cosa nostra. E allora lui mi disse, dice, perché Ozzutato già l'avevano arrestato, e lui addirittura mi disse già, dice, almeno gli do qualche 15 chili, dice, che si è pigliato di colera, cose così, l'hanno arrestato. Dice, se ci potesse fare, dice, sto favore, sto regalo, questo regalo. Dice, su guarda, avete la forza a Roma di poter colpire a Costanzo. Non parlavo di coso. In primo tempo si parlava pure di coso, però non si parlava. Di coso sarebbe chi? Santoro? Di Michele Santoro, perché erano tutti insieme quando hanno fatto questa trasmissione. Che dice, quindi questa trasmissione... Se diventano a nuarci, dice, mi mangiamo peccicolati. Questa era il discorso. Cosa dicevano? Lo può ripetere, per favore? Deve essere registrata questo fatto, diceva, dice, boom, se ne mettono a noi, ne mangiamo per cioccolati. Cioè le bombe se le mettono a noi... Ce le mangiamo per cioccolati. Ce le mangiamo come cioccolattini. Come cioccolattini, sì. Ok, questo era quello che avrebbero detto Santoro e Costanzo. E Costanzo, da una trasmissione. Questa trasmissione, capisco bene, che era successiva all'arresto di Rina? Sì, e Rina già era stata arrestata. Rina era già stata arrestata? Certo. Senta, questa arrestare Reina comincerà a fare poi questa pubblicità, sta cosa. Questo incontro che lei ebbe con Gioè, quindi era di poco successivo a questa trasmissione? Ma penso che aveva poco, sì, perché fu quando mi incontrai qui, certo non posso dire il mese preciso, fu nei tempi di Natale, sopra e giù. Perché io ci ho mandato a casa una poco di torroncini, di pacche di torroncini. Richieste dei condorelli. Ecco, prego. Allora, come si svolse questo discorso? E allora, basta, Gio Pugeno me l'ha presentato e lui mi disse, se ci poteva fare questo regalo a tutto il regno, se io avevo bisogno, ragazze di Palermo, lui me la dava. Io ci disse, non c'è bisogno, ma posso spudegliare io. Perché dicevo questo io? Perché Enza Bella, che è impiegato nei torroncini condorelli, Enza Bella mi diceva, avevo io tutte queste trasmissioni, e sapeva tutto di Costanzo, ogni cosa. Perché lui parlava di bombe, coso, Gioè. Dice una bomba, una cosa, ci sono, noi ci sono, mentre che abbiamo questa base, lo potremmo fare su pure con la pistola, con una magutta, lo potremmo fare. Gli evitiamo, insomma, una bomba di uccidere altre persone. Dice, ognuno, ma basta come io chiedi, ci si attaglia, ci si a colpire. E va bene, allora... Quindi, cosa faccio io? Parlo momentaneamente, immediatamente, perché Isabella si trovava là, però non poteva sentire le nostre discorse, si trovava là, che c'era un tavolo, avvicinaci con Nino, e tu per dire a Roma così così, e lui mi ha dato l'affermazione che a Roma c'aveva questa strada e potevamo fare questo fatto. E allora io prima che lui se ne andava giù, l'ho rizzettato, ci stavo parlando
insomma, ce l'ho fatto capire di chi si tratta e mi ha detto che a Roma c'avevi questa strada là. Lui dice va bene, allora sa spudoglia lei. Ecco, che abbia succede? Pazienza, mi aspetti Polvirente, perché lei ha usato qualche parola in dialetto e quindi sì. No, qualche parola. Già, lei parli un pochino più lentamente e magari si sforzi di parlare in italiano, se no la comprendiamo in pochi. Il discorso, cerco di riassumere, avvenne fra lei e Gioè sì. Da soli? Da soli no, c'era Eugenio. Eugenio Galea? Sì. Erano tutti e tre, mi sentì il divano, che c'era un divano. C'era un divano, eravate sì, seduti. C'era un divano e noi mi sono tutti e tre nel divano. Ecco, il posto dove avvenne questa chiacchierata? Sì. Qual era? Palazzolo. La località? Sì. La casa? Sempre Palazzolo, però era la mamma di Gaetano Asolo. Quindi questa perché casa... Perché Gaetano Asolo si trovava pure là, però no, no per questo discorso. Non partecipava. Quindi in una casa che era della mamma di questo Gaetano Asolo. Sì. Abbia pazienza, chi era questo Gaetano Asolo? Questo Gaetano Asolo era un socio mio e compare del mio genero, e un socio mio che avevamo una clinica insieme, però che ne conoscevamo di famiglia da tanto tempo. Va. Quindi non era affiliato proprio a noi altri, ma era avvicinato a noi altri. Era vicino a una persona? Sì, era vicino a noi altri. Con questa persona ho capito, lei era proprietario di una clinica? Sì. Come si chiamava questa clinica? Si chiamava Villa Orchidea. Villa Orchidea. Questa casa della mamma di questo Asolo era vicina a questa clinica? Ma ci potevano essere 200-300 metri. Quindi vicino. Così. Ho capito bene che inizialmente l'hanno contattata lì nel casolare, lì vicino all'Etna Gel? Sì. Quindi prima c'è stato questo incontro all'Etna Gel, a sì, questo casolare, ecco. Dell'Etna Gel, e poi vi siete spostati in questa casa della mamma di Asolo? Sì. Ok. Io mi sono spostato lei insieme con quelle che sono venuti. Ok. Questa insabella di cui lei ha parlato, raccontando questo fatto, le ha detto era un impiegato della ditta Condorelli? Sì. Era una persona affiliata, era una persona vicina a lei? Ma era un po' affiliata, perché però non aveva stipendio, non aveva niente, però si interessava anche di prendere qualche stipendio. Era così, va. Era una persona vicina a lei? Sì, certo. Vicino a me, pure agli altri, insomma, era ecco. Vicino. Ora ho bisogno che lei spieghi. Lei ha fatto anche due affermazioni. Io l'ho capito, non so se le chiedo una conferma. Ho capito bene che Gioè intendeva fare questo attentato con una bomba mentre lei lo voleva realizzare, diciamo, con armi, con pistole, fucili, armi tradizionali? Per fare questo fatto sì. Di Costanzo? Sì. Lo volevamo fare, non con l'arma, no bombe però, con l'arma lo volevamo fare. Era stato Gioè a dirle che lo voleva fare con le bombe? Sì, Gioè sì, dice, magari diceva una bomba, una cosa, cioè, se no, se dovevamo, siccome noi avevamo una base da ninja, perché poi dopo abbiamo discusso, quando gli mi dice la risposta, abbiamo parlato un bel pezzo, cioè, se no, cioè, se chiedo insomma ci aveva lasciato così, che ci vuole, lo facciamo no, con una magutta. Quindi, lei era, per così dire, disponibile a farlo con armi, con le pistole, insomma, sì. A ucciderlo a colpi? Perché non c'era questa necessità, non è che era una cosa, per dire alla cieca, che non sapevamo i movimenti di Costanzo, lo sapevo, perché quello lo sapeva tutti. Ho capito. Senta. Questo Gioè lei ha detto è venuto con l'autista, che però non era uomo d'onore, ha detto che si chiamava Angelo Romano. Angelo Romano, sì. Poi lei poco fa ha detto che c'era anche quel guardiano, lei l'ha usato, che si chiamava Alfio. Sì. Le è venuto in mente il cognome? Mi viene in mente un cognome di questo. Può essere che si chiami Tomasello questo? Tomasello, sì. Conferma questa sì, indicazione? Conferma. Allora, come siete rimasti d'accordo con Gioè? E allora, con Gioè siamo rimasti, noi altri che dovevamo fare questo fatto. Allora che succede? Che nello stesso tempo spiccano mandate di cattura a Catania. Eravamo, insomma, c'era questo pericolo di queste mandate di cattura. E allora abbiamo trascurato veramente questo fatto. Perché? Malvagna poi arrestaro, a mio figlio Sabuccio, poi ci sono stati gli arresti,
Oggi che io scappando sempre perché non avvisavano che c'erano questi mandati di cattura, e allora non abbiamo potuto concludere questo fatto di Costanzo. Ecco, e poi abbiamo visto insomma la bomba, che c'è è successo la bomba, e allora noi abbiamo detto l'hanno fatto loro. Quindi lei dell'attentato che c'è stato a Roma il 14 maggio l'ha saputo dai mezzi di informazione? Sì, di questa informazione fra noi stesso, perché... No, dico l'ha saputo dalla stampa, dai giornali, dalla televisione? Sì, prima sentisse dalla stampa, sì, e poi fra noi che non conciamo, diciamo... sto fatto per dire ufficio noi, ma noi che ci occupiamo perché noi eravamo a disposizione, solo che noi ne giustificavamo che palermitani perché avevano arrestato queste persone e c'erano questi mandati di cattura e non potevamo fare questo fatto di Costanzo. Senta, Polvidente, lei quando dette a Gioè diciamo, la disponibilità a fare questa azione contro Costanzo uccidendolo, diciamo, con le pistole, per come lo voleva far fare lei? Sì, con l'arma butta, va. Pensò, ne parlò con qualcuno del suo gruppo, oltre che con Lenza Bella? Ma con il mio gruppo, poi, giustamente, posso... Marvagna e ci disse, poi Costantino era mio nipote, insomma... Con quelle proprio strette di famiglia ne parlava, certo. Quindi lei ne aveva parlato di questo fatto sia con... Con Grazioso, perché loro dovevano andare là, non è che ci doveva andare Isabella sola. Isabella ci doveva andare, era portatore di una staffetta, portatore di base. Però quelle che ci dovevano andare erano queste persone. Ci dovevano andare, lei che cosa vuole significare? Quelle che dovevano sparare? Sì, per ucciderlo. Chi erano questi qui? Ma ci doveva andare Filippo Malvagna. Ci poteva andare Grazioso, pure Salvatori, e gente che erano esperti per questo fatto, Cosentino, insomma. Ecco, al di là del fatto che lei pensava di mandare questi uomini a Roma per fare questa azione contro Costanzo, le chiedo, con Malvagna e con Cosentino ne aveva parlato in maniera specifica? Con Malvagna sono sicuro che parlai proprio chiaro, perché sapeva che ci voglia io. E sicuramente anche con Duri Grazioso e penso pure con Cosentino qualche parola ci ha detto pure, Ecco, con quel ragazzo che doveva diventare suo figlioccio con Maugeri ne ha parlato Maugeri di... pure che era il cognato di Cosso delle Monardi, ne parlava pure con Maugeri perché lui era esperto pure di maniare come l'arma curta. Maugeri era, voglio dire, uno che poteva essere impiegato per compiere questa azione? Sì, poteva essere magari, sì, perché aveva fatto diversi omicidi, insomma, e sapeva un momento lo poteva fare questo. Ho capito. Senta, al di là di questo rapporto che c'era stato con Gioè, lei ha detto me lo presentò Galea. Sì. Sa se c'erano altri rapporti tra Gioè, Galea e, diciamo, fra le famiglie di Catania e la famiglia, come lei l'ha chiamato, dei Corleonesi? Che vuol dire? Certo, Gioè quando veniva a Catania andava a trovare, per dire, a Santa Paola, oppure trovava il rappresentante che era più libero, perché una persona magari alla da tanti viene un poco male, veniva a Catania a portare le novità di cose di Palermo. Le novità della famiglia. Ecco, sapeva se c'erano stati anche, per così dire, scambi di Palermo. Le novità della famiglia. Ecco, sapeva se c'erano stati anche, per così dire, scambi di tipo economico, se erano per qualche motivo corsi dei soldi. Ma fatto dei soldi, io saccio che l'ho dichiarato questo, fatto da se cieco che... Vabbè, ma abbia pazienza, se lo vuol dire un attimino anche qui alla corte. Certo, ci sono tutte, in quel momento vengono tante cose, si parla di tante cose, si parla di soldi, di tutto, però io sapevo come soldi che lui aveva mandato 300 milioni qua da Saggevo, Totoraina, che mio genero vero mi aveva portato 10 milioni all'una a questi consiglieri, tutto pare. Questi che erano più... Ho capito. Senta, Polvidente. Al di là diciamo del fatto che lei ha detto, cioè io poi ho appreso
dai giornali, dalla televisione, che era stato fatto questo attentato, come è stato fatto. Ma lei in concreto sa se qualcuno dei suoi uomini si era mosso, era andato a Roma, aveva incominciato a fare qualcosa? No, ancora Shara non ho fatto a Roma, perché era il momento che eravamo là da tanto, sono sicuro questo. Quindi diciamo... La cosa era lasciata così, però la dovevamo fare, come un sistema di cose si sta facendo, perché eravamo là da tanto. Poi ci sono stati gli arresti, vuoti, non ho potuto fare niente. Nello stesso tempo l'hanno fatto loro, i palermitani. Ecco, questo come fa a dirlo che l'avevano fatto i palermitani? Come faccio? Perché poi nella famiglia non si discute. Nella famiglia si discute, foro loro che lo fecero, perché questo l'avevamo a fare, non c'è, che lo fecero io, c'era quello prima. Dice, che vuoi, questo. Quindi diciamo a livello di commenti che facevate? Sì, i commenti, sì. Non è che c'è stato il tempo che è venuto a dire fu io, no, questo no. Però i commenti nostri della famiglia sono quelli, perché l'indirizzo era quello, c'è poco da fare. Ho capito. Senta, del palermitano, lei oltre Gioè, diciamo, io uso questa espressione per come l'ha usato lei, insomma in maniera generica, dall'altra parte della Sicilia, lei oltre il Gioè aveva conosciuto qualche altro uomo d'onore? Ma guarda, io i palermitani la maggior parte l'ho conosciuto in galera, l'ho conosciuto a tutte, sia Buscetta, Sparino Muto, i fratelli di Maggio e altri, insomma, Nino Quattararo, che era imputato insieme con Liccio, l'ho conosciuto assai di questo, Pippo Calderoni, l'ho conosciuto in galera, questi uomini d'onore. Poi fuori non c'è stata questa capienza, perché siamo stati, insomma, sempre là di tanti e siamo stati fra di noi a ce stesso, però i contatti c'erano. Anche mio nipote Filippo andava a Palermo. Filippo Malvagna? Sì, Filippo Malvagna, a prendere delle novità. Poi avevamo pure un carabinieri, Buonarcossi, Cosmo, che ne portava delle novità. Se ci cavano una tutorina a qualche parte, non dicevano noi ci facevamo sapere. Senta. Perché io avevo contatto con Mele, che Mele è imparentato chi pullerà, con Enzo Mele. Con Mele Enzo, sì, Vincenzo. Enzo sì. Senta, e chi altri ha conosciuto che lei è in grado di riferire col nome e cognome? Niente, non ho conosciuto, perché io dico che quando ho visto nei telegiornali accoso a Giovanni Brusca, mi si è sembrato, perché ce l'ho detto a dottore De Luca a Palermo questo fatto, mi è sembrato che questo l'ho visto con G, però siccome non ci fu una presentazione, una cosa, non posso sapere se e ce l'ho spiegato al dottore De Luca questo fatto. Quindi, e dove non l'avrebbe... non sono certo e sicuro, giusto? Dove l'avrebbe visto questo che ha riconosciuto in Giovanni Brusca? Fu la prima volta che io ho visto Giovanni Brusca. Cadendo la crina che poi viene da una casa con era io, però che non ci siamo presentati perché non c'era nessuno che ci poteva presentare. Ho capito. Però di questo fatto ho capito, non è sicuro. Se... No, non sono sicuro proprio. Mi sembrava così, siccome lui era più pieno di capelli e adesso aveva poco capelli. Era... Però come faccio pare che mi rassimigliava questo. Però non... Ho capito. Senta. E altre persone ancora, per esempio, vicini a questo Meli Vincenzo, ne aveva conosciute lei? Avevo conosciuto un ragazzo che si chiamava Piero Fosse Castro, forse. Si chiamava Piero, e questo Piero, come infatti, insomma, io ci avevo pigliato un affetto, perché insomma mio figlio Nino si trovava carcerato a Coso, vicino Napoli, come si chiama? Da un carcere vicino Napoli, secondo me. Pozzuoli? No, Pozzolo. Un altro carceretto, era un carceretto piccolo ieri. Oh. E pensava che io, siccome io avevo la guerra che cose, chi ne cosa, pensava che queste ne cosa avevano l'amicizia con Carmine Afferi
e volevano colpire mio figlio, come ha capito lui, in galera. E allora io ho cercato questo ragazzo, e questo ragazzo, come infatti, aveva delle amicizie, che buttava due palermitani, pure questo ragazzo Piero, due palermitani, che facevano, lavoravano a cosa a Napoli, a specie di queste cose fasulle, insomma, che fanno, orologi, perché me ne avevano regalato una mia. Facevano questi lavori, così. Però non erano ammiscate queste, erano amici di questo ragazzo, perché questo ragazzo rubava camini, rubava queste cose, e ogni tanto ci buttava qualche cosa a questi, a questi due palermitani. Ma però non c'entravano queste con cosa nostra. Però nello stesso tempo si cercava qualche casa, pure nella Puglia, si cercava qualche casa per poter colpire a questi cristiani di Cammino Afferi che venivano a Catania e facevano danno della parte nostra, perché okay. Noi abbiamo preso un numero di targa, Filippo Malfagna, e questo numero di targa risultava da questo paese, che non ricordo come si chiama, vicino dove c'era posto Cammino Afferi. E questo ci è stato questo movimento. Okay. Senta, ma io non ho capito bene il cognome di questa persona che lei per nome ha chiamato Piero. Si chiama, mi pare che si chiama Castro. Castro? Però non sono sicuro, Ecco. Mi pare si chiama Castro. Senta, io le faccio presente, Pulvinente, perché sì. Ho bisogno di capire che lei si ricorda di essere stato sentito in udienza a Catania? Sì. Esattamente nelle udienze del 9 maggio 96 e nei giorni seguenti. Sì. Nel processo, mi pare che si chiamava, nel processo a carico di Aiello Vincenzo più 169. Sì. Venne sentita all'aula Bunker di Roma. Sì. Se lo ricorda questo? Sì. Lei a un certo punto, parlando di questo Piero, su per giù ha detto quello che ha detto oggi, lei lì in udienza disse che questa persona forse si chiamava Garofalo, può essere? Ah, Garofalo, mezza, io... Garofalo. Come una volta che l'hai visto una volta, due volte, non niente, ci sono state proprio con me. Cioè, se lo ricorda ora questo cognome? Sì, Garofalo, allora così, Garofalo. Garofalo, Piero... Piero, che poi ho conosciuto un altro due palermitane ragazzi per il fatto della gioca, che erano ragazzi che appartenevano a Totò Raina, però che la conosceva Filippo Malfagna e così era il suo cavutullo. E lo sa questi altri due come si chiamavano? Uno si chiamava Franco e uno Paolo, perché io allora, perché così all'improvviso mi presentavo, aveva detto Savuccio, invece poi ci ho pensato bene, si chiamava Paolo. Uno Paolo e uno Franco, i cognomi di questi qui l'ha mai saputo? Paolo e Franco, cognome non sto ricordando cognome. No. Ma fu una cosa, due volte fu la presentazione, una volta vinnono, una volta poi ci fu Filippo con camion a pigliare sta roba. Comunque erano due che avevano rapporti in particolare con Filippo Malvagna. Sì, eppure con Orazio Cavutullo. Con Orazio Cavutullo. Erano conosciuti in galera. Per affari di cosa? Di gioca, lavoravano per gioca. Lo sa dove stavano questi qui? Dove stavano a Roma, mi diceva, perché loro ci prenotarono dopo quando stava Filippo Malvagna e Cavutullo, da una zona residenziale, da una zona che ci stavano pure a livello di magistrati, di avvocati, così, perché vestivano eleganti. In una zona residenziale vuol dire questo? Una sì. Zona, diciamo, di ville, di villette, di sì, come diceva uno di sì, così come mi raccontava. Per come dice. Però i cognomi di questi qui lei non l'ha mai saputo. No, i cognomi non. Vabbè, uno Paolo e uno Franco. Sì. Poi di questo Piero o Pietro di cui lei ha parlato alla mia conferma sì. E si chiama. Poi questo Piero ho da dire che una volta mio genero Piero, Puglisi, mi disse a mia, dice, vede dice che questo Piero dice vede cosa fare. Saffare significa se deve uccidere. Disse perché? Questo io l'ho dichiarato. Disse perché? Dice perché Cristo dice, non è, dice che ora gli sticcai era devoto di Totò Raina, va, dice, lo voleva bene, per dire, negli scusi come faceva a me. Se deve uccidere, dice, perché dice lui va a caccia di pigliare la taglia e deve fare arrestare a Totò Raina. Ah, era sospettato di essere un traditore questo qui? Era sospettato così, di essere traditore. Okay. E allora io veramente va, no, non l'ho visto questo fatto, se no allora questo non mi faceva attaccare a me,
forse ho fretta a cara, io dopo devo fare la cara mia, caso ci sia un sogno. E gli è un pochettino l'ho rilasciato questo fatto. Cercai magari a darci più poco confidenza, se no fermi. Ok, vabbè, ma comunque a me mi interessava semplicemente sapere se lei aveva conosciuto questo Piero. Non l'avevo detto la particolarità. Va bene. Senta, un'altra cosa. Torniamo un attimino a questa azione da compiere contro Costanzo. Ci vuol dire in definitiva qual era la vera ragione per cui si doveva ammazzare questo qui, questo giornalista? Niente, solo ammazzare perché lui aveva sbagliato a parlare con il dottor Raina e di tutti, di Cosa Nostra, diciamo, giusto? E se doveva uccidere, se ci doveva dare questa lezione, va, se doveva uccidere. Okay. Però questo regalo non ha, si dice giù, e ce lo dobbiamo fare con il suo dottor, che si trova in galera, questo. Ecco, ma lei, che era un consigliere sì. provinciale della famiglia di Catania, sì. di azioni tipo quella che si dovevano compiere nei confronti di Costanzo, sì. ne ha sentito parlare, ne ha discusso all'interno di con altri uomini d'onore, all'interno di Cosa Nostra, se ci no, può dire qualcosa a riguardo? Abbiamo parlato fra di noi altri, perché c'era Eugenio Galei, era l'Inter provinciale, quindi quando me l'ha detto lui, lo doveva sapere per forza Santa Paola quando l'ha buttato là. E ne, lo doveva sapere Aldo, Iacolano, Santa Paola, per forza, perché ogni allora lo potevano portare da me a farmi una discussione di questa. Solo siccome non ci fu il tempo di poterne riunire, perché c'era il fatto di mandato di cattura. Questo. Però non è che lui poteva venire in mia di testa sola, in da provinciale. Doveva passare la preferenza un responsabile. No, ho capito, però probabilmente lei, o non mi sono espresso bene io o non ci siamo intesi, l'avevo chiesto un'altra cosa. Cioè di azioni di attentate, di ammazzare gente tipo Costanzo, di gente che parlava sì. contro la mafia, lei ne ha sentito anche parlare in quel periodo? Guarda, ci dico io, perché questo l'ho detto, insomma, è stato scritto da uno vostro. No, e lei deve considerare che qui non sappiamo nulla nessuno, va quindi bene. Lo deve dire di nuovo. Puro Pappalardo di Palermo, il cardinale Pappalardo di Palermo ha sbagliato a parlare contro la mafia. E allora noi altri ci siamo informati, ci volevamo fare qualche cosa, perché sapevamo che chi era da Zafarà, era di qua, siciliano. E poi mi sono informato io e chiesto era parente di Tanino Aleu, che è uno ragazzo imputato con me, nel processo, e collaborando questo ragazzo. E dice che era parente a mamma. E allora noi ci siamo di questo ragazzo, a mamma volevamo vedere che lui aveva, diciamo, una villa a Coso, a Zafarana. E ci volevamo sdrubare, insomma, ci volevamo fare questa villa, ci volevamo sdrubare. Quindi Polverente, allora il cardinale Pappalardo, sì. ho capito, aveva una villa a Zafferana, sì. ma di questo, e volevate fare un attentato alla villa, al cardinale? No, alla villa, dopo alla villa, sì. Alla villa. In che periodo siamo nel momento in cui, diciamo, discutete di questo progetto? Questo progetto era prima, una paia di anni prima parlo di questo fatto di Costanzo. Quindi siamo in un'epoca anteriore. Sì, ne aveva parlato all'interno, se n'era parlato all'interno della famiglia di Catania, ne avevate parlato a livello di interprovinciale? No, quello, dottore, tutto quello che succede, che deve succedere, e si deve fare presente per forza il rappresentante. Se non è lui è un vice rappresentante, ma si deve fare presente. Io per dirigere l'intenzione di fare questa, perché lui. Non era che era favorevole per la strage, cose. Santa Paola non era tanto favorevole, perché sono successe delle cose che io ho capito che lui non era tanto favorevole. Ho capito, quindi c'era, diciamo, discussione all'interno anche della famiglia di Catania. Sì, c'era anche una discussione all'interno della famiglia Catania. Allora lui come a villa lo ammetteva di fare una cosa del genere, a villa. Magari da bruciare una macchina che ci abbruciamo e ne avuto preti. Una macchina nuova di Nicolosi, un fatto di uso pesce marino, un fatto di buon marito, che era chi lo accompagnava buon marito,
Buon marito chi? L'arcivescovo di Catania? Sì. E che cosa avevate pensato di fare? Devo cercare la macchina, no, buon marito? A chi lo accompagnava io? Era un altro prete. Un altro prete che si chiamava? Perché l'arcivescovo, questo di Catania, questo marino, si ricorderà, fu per cronaca, come non c'è un coltello, insomma, voleva parlare, voleva dire questo, che l'avevamo sequestrato. E allora lui rinforzava il discorso, questo prete che c'era qui, sapevamo che, e allora perché ci bruciamo la macchina, dacci un avvertimento, questo. Però solo la macchina. Ok. Senta, ma lei sa, le ha detto venne arrestato il 2 giugno del 93. Sì. Poi sa che successivamente al suo arresto sono avvenuti degli attentati in Italia. C'è stata la strage a Firenze, ci sono stati degli attentati a Roma, a Milano. Sì. Ne ha mai saputo qualcosa lei di questi però, fatti? Di questi fatti? Io dico una cosa, quando parlai con Giulie, io stesso ci sto Giulie, perché non facciamo capire, insomma, facciamo qualche cosa di grosso per fare capire che c'è un terrorismo e così mettiamo, insomma, si distaccano di noi altri e pensano a questo fatto. E lui mi disse, non devo parlare di questo fatto. Così va, discussione facendo. Quindi era il periodo in però cui... Però no, non so a precisare poi queste cose, differenze, queste cose, perché poi era in galera. Non mi potevo mai incontrare con nessuno per poter... Quindi no, non ne ha mai saputo niente? Non ho saputo, va, perché era isolato. Ma dai discorsi che lei aveva avuto con Gioè o comunque con altri di Cosa Nostra, l'aveva colto lei che c'era in animo? Lei ora in questo momento ha detto di fare azioni terroristiche per deviare l'attenzione dalla mafia. Ecco, ne aveva sentito parlare di questi fatti? Sì, di questi fatti parlavamo tutti, però non ci fu poi una conclusione precisa, perché c'era vediamo che cosa si può fare. Vediamo che cosa si può fare. Questo, però parlavamo in famiglia, va, non parlavo. Senta, una persona che si chiama Santo Mazzei, lei la conosce, l'ha conosciuta? Sì, lo conosco. Ecco, vuol dire alla corte chi è, con chi non è, quando l'ha conosciuta? Io Santo Mazzei l'ho conosciuto nel 63 addirittura, perché io abitavo nel suo quartiere. Fra San Cristoforo e via 80 Pammi sono una parecchia 100 metri, perciò quindi conosceva Santa Paola, conosceva tutte là, quelle dell'ambiente, perché io ero uno che rubava, faceva queste cose. E poi Santo Mazzeo è uscito, non era prima con Santa Paola, era chi custode, poi è uscito, come so io, lui durante la galera ha preso un'amicizia con Luciano Liccio. E Luciano Liccio l'ha raccomandato a Santa Paola, insomma, sto ragazzo di non toccare, di non fare, e addirittura di fare l'uomo d'onore. Perché quando l'hanno fatto uomo d'onore io non c'ero, perché hanno fatto a lui quel giorno, a mio nipote, Gino Rannisi, perché sono passati 3 mesi, che poi l'hanno arrestato. Sia Gino Rannisi che sia Mazzeo. Senta, lei se lo non ha potuto venire nemmeno a presentarlo. Ho capito. Quindi lei ha saputo che erano stati fatti uomini d'onore, sì, sia Mazzei che questo Girolamo Rannisi. Sì, era stato fatto in quei tempi uomo d'onore lui, Rannisi, uno che ci dicono Franco Spascio, perché mi viene a dire mio genero vero, perché si trovava là. Franco Spascio e Cosu. Franco Spascio è un figlio di Nitto Santa Paola. Il figliolo Enzo, di Santa Paola. Enzo. Piccolo no. Senta, e ho capito bene che secondo quello che lei si ricorda, questo battesimo di Mazzei e di Rannisi era avvenuto qualche mese prima rispetto all'arresto dello stesso Mazzei? Sì, una paio di mesi prima. Un paio di mesi prima. Un paio di mesi prima. Sì. A lei se lo ricorda quando venne arrestato Mazzei? Venne arrestato Mazzei, pare che fu nel 92, mi pare. Ecco.
comunque non lo ricordo preciso, che l'anno non. Comunque lei si ricorda che rispetto alla data dell'arresto questa affiliazione sarebbe stata di qualche mese precedente? Sì. Ho capito. Senta, ha mai saputo, le chiedo, chi gliel'aveva detto dell'affiliazione di Mazzei nella famiglia di Santa Paola? Di Mazzei, come ufficio, no, mio genero mi venne a raccontare tutto, perché lui non è che era lui solo, era una Francia che si separava dai custodi e faceva parte ai Dogo Cagnuso. C'erano due fratelli, non ricordo come si chiama, perché visto una sola volta io, perché non avevano fiducia, ci sembrava che Mazzeo le poteva uccidere. E poi c'era Michele Cuffere pure, cioè, poi c'era Ture Spingola, che questo Ture Spingola sarebbe, sì, Ture Spingola Privetera, che l'abbiamo ucciso noi altri, poi noi stessi, perché questo cercava, insomma, era pauroso, non aveva fiducia, diceva qualche volta mi affugano, mi fanno, mi dicono, e allora tante volte io ho cercato di parlarci, io con l'esano e pure con sentito, però non si è fatto convinto e così, insomma, l'abbiamo ucciso. Ok, senta, quindi questo Mazzei sa anche se c'aveva qualche soprannome? Mazzei. Sì, Carcagnuso. Carcagnuso. Sì. Senta, e ha detto prima faceva parte dei Cursoti. Sì. Vuol dire alla corte chi erano questi Cursoti? I Cursoti erano veramente, i capi dei Cursoti sono stati assai, insomma, c'era Nino Manfreda, c'era Jimmy Miano, poi c'era Angelo Barbera con Mazzamo Noace, a Chisto, c'era Scaravilla Orazio, che l'abbiamo ucciso pure noi altri, che era capo puro. Questi erano i Cursoti. Quindi era un gruppo. Scusi Polpinenti, era un gruppo rivale, diciamo. Era un gruppo rivale a noi altri. A cosa no? Senta, come mai questo Mazzei, allora, che prima apparteneva a questo gruppo rivale, venne fatto poi uomo d'onore nella famiglia di Catania? E come mai? Siccome si è affezionato in galera, ha capito, insomma, per dire, la sua famiglia poteva essere quella, perché lui era stato in galera insieme con Liccio e hanno preso della forte amicizia e ci fece capire che la famiglia buona era questa di Santa Paola, e dove ero io. Ok, senta, nell'ambito di queste, lei ha parlato di queste azioni che insomma dovevano essere, dice, ma come mai non facciamo quando l'hanno arrestato, mi scusi dottori, loro dovevano strangolare uno ragazzo, e poi non ci sono arrivati, insomma, a strangolarlo, perché c'era il cervello presente, c'era Arfio, Pippo, Natale del Raimondo, questi erano tutti presenti quando dovevano strangolare questo ragazzo, e poi non ci sono arrivati, questo ragazzo non è arrivato all'appuntamento. Lo dovevano strangolare in Mazzei e... Sì, in Mazzeo, mio nipote Rannisi, Affio Licciardello, Pippo Licciardello e Natale del Raimondo. Okay. Un po' se c'era un altro non lo so. Okay. Questo mi ricordo. Senta, lei ha mai saputo, se l'ha saputo, se a questo Mazzei era stato affidato qualche incarico di compiere quei gesti che dovevano deviare l'attenzione da Cosa Nostra? No, questo non abbiamo parlato noi altri. Non l'ha mai saputo lei? No. Non l'ha mai saputo. Senta, vuol dire alla Corte, quando lei ha detto 2 giugno 93 è stato arrestato, quando è che ha incominciato a rendere dichiarazione ai magistrati? A settembre poi. Di quale anno? Dopo il 95. 95 forse anche prima? Sì. Che... 94 forse? 94, no, a settembre del 95 fu mio padre. Non se lo ricordo. No, le dico settembre 95, non è possibile, perché se lei si ricorda, già noi magistrati di Firenze l'abbiamo interrogato nel marzo 95, quindi significa forse che era a settembre del 94 che aveva iniziato a collaborare. 74 mi sembra. 94. Io ho 3 anni di collaborazione, dottore, 3 anni. Tre anni faccio ora a settembre. Appunto, e quindi siamo dal 94, ora siamo nel 97. 3 anni, è un anno che finisce. Bene. Senta, come mai lei si è deciso a, diciamo, a rendere dichiarazione, a collaborare con i magistrati? Io, dottore, parlando proprio così, prima, veramente, durante che facevo il mio processo,
ho parlato con i miei figli, specialmente con Nino. Cioè, lo Stato ha vinto, abbiamo perso, cioè, ma cerchiamo insomma di dire tutto allo Stato come stanno le cose. A prima ci diciamo in cose nostre, da così, per ne fare, che non vada succedere niente in galera, allora succedeva qualche amicizia, qualche cosa. E poi una volta che vengono, insomma, parliamo come a parlare. E allora, come infatti, Nino mi fece capire, a prima mi fece capire che parlare, poi mi fece capire sì, che era di sì. Però dice, da far fare un colloquio, dice del magistrato. Il magistrato colloquio a me, non me ne posso fare per parlare con mio figlio. E allora, che cosa succede? Io, come ho visto questo fatto, mi ammalegnai di inizio, disse, ma come mai? Se eravamo d'accordo. E allora, dopo una settimana di mesi, 8 mesi, è caduto poi, fatto il collaborante mio genero. E io ho scritto, ho rintracciato l'indirizzo, ho scritto a mia figlia, la protezione civile. Disse, ma come mai queste cose, insomma, che io vi parlai a colloqui, eravamo d'accordo di fare questa strada? No, dici era Nino parlavo, dice cucù parlavo, questa parola che mi scriveva, dice il fatto era la rovessa, dice allora in un'altra maniera, se ti facevano un colloquio ti potevano anche avvelenare, dice noi pure io, dice, ti potevo avvelenare perché dice eravamo contrari. Ecco, lei però, insomma, mi scusi Pulmirenti, aveva senso, ascoltami, lei un pochino ci ha voluto spiegare che voleva convincere anche altri suoi familiari a sì, secondare la sua scelta, sì, però questo. Vorrei che lei rispondesse alla mia domanda, cioè, cosa l'ha spinta a collaborare, a rendere queste dichiarazioni, insomma a raccontare quello che sa? E questo lei ha detto lo Stato ha vinto, era un po' questo che stava, sì, accennando. Sì dottore, perché lo Stato aveva vinto, io volevo salvare veramente la famiglia, perché io ho una certa età, sono ammalato, non è che posso, voleva salvare, come infatti ho fatto pure interviste sui giornali, ho mandato delle lettere, deponete le armi, rendetevi tutti, questo. E lo Stato ci dà questa possibilità di dire le cose come stanno, e insomma fate un po' di galera e così vi godete le vostre mogli, le vostre figlie. Queste sono state le mie parole, l'ho detto. Ho capito. Io, Presidente, avrei concluso.